Allora, dopo 10 anni, prima la Curtesela, poi Piazza San Fedele, ma adesso il coronamento di un sogno e l'intuizione soprattutto. Sì, era un sogno nel cassetto di avere una piazza storica del centro storico di Como. Passeggiando per le vie ci siamo accorte che questa piccola piazza era una chicca. E allora ci siamo dette, perché non abbandonare per un attimo la piazza San Fedele o altre piazze per vivacizzare un po' questa zona della città che a volte è un po' mortificata. Il mercatino crea una connessione di fatto tra via Giovio e via Vittorio Emanuele in un punto di passaggio che, come giustamente dicevi, non è frequentatissimo pur nella sua bellezza e splendore. Sì, 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 no, effettivamente l'idea è nata proprio per questo, per, diciamo, dare un invito dalla Vittorio Emanuele e un invito dalla Via Giovio in questa piazza, perché questa piazza secondo noi può dare, potrebbe essere un punto di ritrovo anche per il comasco, per il passante e quant'altro, e comunque sviluppandola poi di volta in volta secondo noi potrebbe essere una delle piazze, ecco, di punto. Siccome il mio dialetto è pessimo, da buon comasco lo capisco, non lo parlo, ricordate come vi chiamate, cosa ci vuol dire? Ci chiamiamo Ibele Faman in dialetto, è stato un nome sofferto perché siamo stati tanto a pensare. Anche con allora il signor De Toma che ci aveva aiutato in questa ricerca. Dell'Osteria del Gallo. Dell'Osteria del Gallo. E siamo arrivati appunto a definire un nome dialettale del dialetto comasco che definisse le piccole cose fatte con le mani in pratica. Perché qui è tutto artigianato, qui è originale. Tutto artigianato. Di qualità. Questo dovete dirlo voi. Lo dicevate prima fuori intervista. Esatto. Quando vi ritroviamo quindi? Allora, la prossima data è il 5 di maggio. E in seguito noi avremo già delle date predisposte, aspettiamo le concessioni. Ovviamente. Diciamo la verità, sarebbe bello averlo ogni sabato. Forse voi alternati anche ad altri, però vitalizzare questa zona ogni sabato e domenica. Poi la nostra idea era anche dare un tema alle manifestazioni magari stagionali. Ci sta affiancando un fiorista che questa mattina pazientemente alle 7 ha addobbato con l'edera presa nel bosco le nostre bancarelle e ci seguirà probabilmente, se le cose andranno avanti, in tutto il nostro percorso. Anticipiamo quella di maggio, che praticamente per la festa della mamma vorremmo appunto offrire poi ai passanti, ai clienti e quant'altro, delle rose proprio in occasione della festa della mamma. Quindi sarete qui, data esatta? 5 di maggio. 5 di maggio, grazie ragazze. Grazie a lei.